Ma ragazzi, succede qualcosa qui, eh? Buonasera. Abbiamo una presenza imprevista. Buonasera. Al nome di Berlusconi, avvocato da Travaglio, abbiamo con noi Francesca Pascale. Signorina, un momento. Un momento magico questo qua. Michele! Michele, che piacere! Mamma mia, che c'è là dentro? Una bomba! Ciao Michele! Prima di tutto grazie, buonasera a tutte! Buonasera! No, grazie veramente! Ma che c'è qua dentro? La prima cosa vi voglio dire grazie! Grazie perché voi avete fatto un servizio al mio ragazzo meraviglioso! Io vi avete ridato vita, capito, Michele? Fatti una risata, Michele! Allora, ti ho portato le mozzarelle, questo qua. Questo per ammazzarci, definitivamente. Queste sono calde, queste delle sogni a Salerno, non ci stanno. Non ci stanno. Tu sei di Salerno. A Salerno sono meglio mozzarelle, Sì, vabbè. Signori, questa è la festa dell'unità, non le trovate mica, No, non vi mangiate la festa dell'unità. Solo salsiccia. Che bellina, la salsiccia è buona, forse. Dov'è quel giornalista, quello lì? Eccolo lì. Ma era giornalista del gossip. Ma quello sa tutto. Ma come fa a sapere tutto? Non lo so. C'ha i suoi servizi. Sa tutto per me. Io ogni volta al mio ragazzo gli dico: amo, parlo piano che a Travaglio ci sente. Perché quello sente tutto. Sa tutto di tutto. È terribile. Ma com'è la situazione qui con il nostro ragazzo? Con il mio ragazzo? Sì, con... che è nostro, che lei mi piace. Ma anche te, mio. Che fa? Come si comporta? Noi siamo benissimo a casa. Lui, sai che c'è? Che a casa lui c'ha l'argento vivo. A casa c'ha l'argento vivo. Ora non sta fermo un attimo. No. E che fa? L'altra sera, per esempio, stavo sul lettone di Putin, no? Stavo in camera da letto. Che c'è? Sul lettone di Putin. A un certo punto, lui sempre in salotto con la luce accesa. Sì. Gli ho detto: amo, vieni a letto, spegni i cartoni, vieni a letto, che è tardi ormai. Allora niente, io sono andata piano piano in salotto, mica stavo vedendo i cartoni. Ma che? Quello stava lì sul suo quadernino che scriveva. E scriveva, dico: ma amore, che stai facendo? Che stai facendo? Dice: sto scrivendo le 8 proposte shock per l'Italia. Dico: scusa, invece di scrivere 8 shock, ti scrivi una intelligente, facciamo prima. Comunque lui ha detto: ma no, si dice shock, però se scrive shock, capito? Se scrive shock. E insomma gli ho detto: che fai? Quindi mette, toglie limo 8 volte, che quello c'ha fantasia. Quello magari 8 volte leva, metta, capito, Michele? Fate una risata, però Michele, è triste. Ma io vi chiedo, ma quando state là pure parlate delle 8 proposte? Cioè, certo. Questa è la vostra attività. Parliamo anche di quello, il mio ragazzo si parla di tutto. Ma che stai scherzando, veramente? Tutte quante. Allora lui, per esempio, la mattina, no? Quando si prepara per andare al Monte Citorio, lui si prepara tutto bellino. Io pure gli do una mano, gli aggiusto la cravatta, gli metto a posto i capelli col pennarello e lo preparo e va al Monte Citorio. Capito? Così. Lui adesso si è fissato, però. C'è un problema che si è fissato. Oltre al Monte Citorio, poi al Col. Ma io dico: un po' di mare, mai, che io sono napoletana, capito? Soffoco, Michele, capito? Ma è importante questa cosa del Colle, È importante, capito? Adesso è fissato. Allora praticamente ha detto che non c'è problema, che lui vuole andare a fare il presidente. Mm-hmm. È che lei è contento perché si è fatto, praticamente si sveglia la mattina e lui decide quello che fare, no? Capito? Tutte cose. Allora la mattina si sveglia, lui fa una bella colazione con i frollini, si mette lì, si prepara, poi che fa? Lui a un certo punto prende e va al Monte Citorio. Allora abbiamo pensato, per esempio, la giornata tipo, no? Di quando lui sarà presidente, perché quello sarà presidente. Perché vi state preparando. E cioè ci stiamo preparando. Io sarò fista lady, hai capito? È vero. Che ridete, che le piacerebbe pure a lei questa fista lady, guarda signori. E invece sarò finalmente fista lady. E allora praticamente lui dice: si prepara, fa una bella colazione con i frollini. A un certo punto va con i suoi corazzieri, perché la prima legge che vuole fare è quella di fare i corazzieri non più alti di 1,50 m, pennacchio compreso. Certo. Perché sennò quello fa le foto, capito? Arriva a ginocchia, non è caos. Hai capito?
Allora, praticamente lui va lì con i suoi corazzieri, sui mini pony, e va a fare le inaugurazioni. Va a fare le inaugurazioni di tutte queste grandi case, insomma, a Capriat, hai capito? Tutti questi centri commerciali che sta facendo inaugurazione. E taglia i nastri, zac, zac, taglia i nastri, capito? E lui si allena pure dentro casa, veramente. Adesso inaugura tutto dentro casa. L'altro giorno mi ha inaugurato il microonde, ha messo una fascettina e zacca, ha tagliato. Poi con queste forbici, con le forbici in mano che corre. È pericolo, è pericolo. È pericolo. È pericolo. Gli ho detto, amo, con le forbici in mano non devi correre per casa. E ci ho comprato quelle stondate perché non vivo più. Mica non vivo. Questo che si agita dentro casa, adesso gli è preso che corre. Adesso è il periodo che corre. È così, capito, Michele? Insomma, è comunque una situazione molto bella. Siamo emozionati perché anch'io sarò fissa lady, come ti ho detto prima, no? Capito? Andremo a vedere le partite della nazionale. Insieme. Insieme, stringeremo la mano al capitano, capito? Conoscerò Barack Obama, Michele, che si chiama come a te. Ma sono tutte cose private. Io vorrei capire, lui cosa farebbe, diciamo, dal punto di vista politico? Insomma, state facendo insieme, perché... Lui, t'ho detto, lui veramente c'ha le idee chiarissime. Perché la moglie di Obama gli dà dei consigli per quello che deve fare. Io e mio ragazzo mi ci confronto, certo. Parliamo. La sera, per esempio, proviamo con Mariano il nuovo inno d'Italia. Ah, questo fa? Certo, queste cose vanno provate, ma scherzi, veramente. Questo è il programma politico. Questo è il programma politico. Poi lui ha detto che veramente andrà a attaccare, per esempio, quando diventerà presidente, il quadretto con la sua foto in tutte le scuole, capito? No, dappertutto. Anche in tribunale. Diciamo, volevo andare in tribunale, eccomi qua! Hai arrivato la foto! Hai capito? Aspetta che... Ma hai fatto appoggiare mozzarella qui, ma è pulito, sì, perché c'è stato il giornalista qua. Diamo una spolverata. Marco! Allora. Tanto è bella, di solito è serio come uno schiatto a morte, non mi pare affatto. Non è vero. No, stasera arriva, è contenta. Angelina è sempre da essere, con succhiaie, si può guardare. Angelina, no, quando mi sono citofono dentro casa. Casini. Ah, Casini. Un uomo che sono giornate, che suona il campanello e trin, trin. Allora lui non gli va, mi dice, amo, a me, amo il mio ragazzo, mi dice, Franci, apri tu. Che se è Casini, gli dici, sì, ci interessa, però richiamiamo noi, capito? Sai come lo chiama? Che lui lo chiama Alessi, perché tanto sempre a casa torna. Senta, ma... Ecco, sì. Dobbiamo solo aspettare, quindi è sicuro che voi prendete possesso, certo, no? Certo, prenderemo, conquisteremo tutto, siamo veramente contenti. E sarò fist lady, della Gerit che sarò fist lady. Eh sì, questo già sì. Già mi vedi, no? Che sto pronto per no, fare no, perfetto, perfetto. Sono diciamo perfetta, così. Meravigliosa. Comunque, io già mi vedo, mi immagino, lo sai che cosa? Che mi chiameranno Clio Pascale. Sì, così per te. Clio Pascale, così la moglie del presidente. Fa più, suona bene. Suona Clio bene, Pascale, Clio Francesca Pasquale. Pasquale, insomma, non certo, diciamo, invece, certo. Clio Pascale più bene. È bellino. Comunque, insomma, questa è la nostra vita, siamo contentissimi. Anche perché adesso io farò queste. Sto studiando anche inglese. Sto per incontrare Michele Obama, capito? E mi dirà: Are you fist lady? Yes, I am. Anche se lo sappiamo dire. E abbiamo spicciato la pratica. Spicciato, sì. Veramente. Vabbè. E ci stiamo preparando soprattutto per il 2 giugno, per la parata. Ah, la sì, parata sì. Militare. Che ci facciamo per Repubblica, certo, sì. È festa. Mo vuole la pistola. Mo sei fissato che vuole la pistola per la parata. Vuole fare lo sceriffo. No. Il mio ragazzo dice: sì, voglio andare con la pistola. Ci mettiamo ghedini sul carro armato, facciamo la sfilata davanti al tribunale, la boccassina che resta a bocca aperta. Che la faccio. Capate che tiri sul carro armato. Siamo tanto emozionati, ti mando tanti saluti. Che adesso sta a casa stasera, che ci sta guardando. Salutalo. Vamo salutare. Ciao amore, hai visto con chi sto? Stasera ecco, me lo tiene il la bello tata, deve ancora venire, quindi non staccasse stasera dopo. Sta con la tata, però ti devo chiedere un favore. Veramente. Ti devo chiedere un favore. Ciao zia Angelina, che è fan tua. Zia Angelina. Allora se ci facciamo una foto insieme per il giornalista, zia sarebbe contenta se tu cantassi un pezzettino di canzone. Come era una mattina, mi sono svegliata. Ha già fatto. Ha già dato, bello Michelone. Va bene, allora.
cantare, amiche, grazie che mi hai ispirato. Grazie a te, grazie veramente a te. Salutiamo tutti quanti. Mi vieni da darti del tuo, anche se sei una first lady. Ma tu sei first lady, ma ci possiamo dare del tuo. Diamoci del tuo. Diamoci, grazie. Grazie a Virginia Raffaele. Grazie mille per questa improvvisata. Grazie a tutti. Tanto. Eh sì, vabbè, andiamo a travaglio. Buone.